Facciamo entrare il primo dei testimoni sulla campagna di chirurgia estetica selvaggia, direttamente dal GF Cristina Del Basso, eccola! Oddio! Eccola! Cristina Del Basso. Attenzione, sta cadendo continuamente. Buonasera. E non vorrei che perdesse una pera. Prego, si accomodi. Bisogno di un professore, di un dottore, di un chirurgo, argomento da mettere sul, diciamo, sul tavolo. Allora, lei è famosissimo, intanto perché porta il nome di Daniela, o è Daniela Santanchè che porta il suo? È lei, scusi, che porta il mio. Che porta il suo, però continua a portarlo nonostante voi siate separati. Divorziati da molti anni. E annullati. Annullati. E possiamo dire che Santanchè è stato il suo più grande capolavoro? Spero di no. Spero di no. Però ha avuto un ritocco la signora Santanchè? Beh, questo non si può dire. Non si può dire, però qualcosa, ha fatto così col dito per dire dove l'ha avuto. No, ha fatto no, così, no, ha fatto no, così. No. È del tutto casuale. Ecco, senta, noi parliamo di chirurgia, non vogliamo fare di tutto un'erba un bisturi, però certamente ci sono delle ragazze che sono felicissime di essersi rifatte e hanno anche avuto fortuna grazie all'intervento. Ce ne sono tante altre invece che sono delle disgraziate, rovinate da alcuni suoi colleghi. Vorrei sentire il suo pensiero. Ma io sono stato un antesignano della lotta alla chirurgia estetica selvaggia. Anni fa ho già scritto un libro, Come difendersi dal chirurgo estetico. Perfetto. E purtroppo i pazienti devono fare attenzione prima di rivolgersi a un chirurgo. Esatto. E scegliere una persona che abbia veramente capacità e soprattutto feeling, che le capisca e che riesca a far capire di aver capito il desiderio, l'aspettativa e il pensiero della paziente. Possiamo dire che il chirurgo estetico è una sorta di psichiatra con il bisturi. Esatto. Lo ecco, diceva... ma se lei si fosse trovato di fronte alla paziente Cristina, che viene con un seno 4 e le dice voglio la sesta, lei come chirurgo cosa avrebbe detto la signora? Ma mi sembra che i fatti dimostrino che aveva ragione. Aveva ragione. Oh, grazie. Quindi avrebbe pompato anche lei, diciamo, di due misure un seno già fortemente prepotente. Senza dubbio, già in altre prepotente. Occasioni, in altre interviste, ho affermato che ha fatto benissimo, ha che fatto sta benissimo. Bene sul suo